Pronto Giorgio, ci sei? Sì, ci sono, ci sono. Ciao. Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Salutiamo Giorgio Bianchi che in questo momento è in viaggio, ma comunque ha accettato di partecipare a questa intervista e salutiamo tutti gli spettatori che si stanno collegando. Questa diretta sarà trasmessa su anche ora la facciamo in diretta, poi la registrazione sarà rielaborata e sarà trasmessa anche sugli altri canali di Come Don Chisciotte. Giorgio, la situazione alla fine è degenerata. Avevi soprattutto previsto che che l'escalation avrebbe portato a qualcosa. Quello che io personalmente non mi aspettavo è che sarebbe stato Putin a fare un'operazione del genere. Ieri notte, anzi stamattina, alle 4 del mattino, i cacciabombardieri russi hanno attaccato in maniera davvero chirurgica, tutte le basi militari ucraine, soprattutto obiettivi sensibili militari, oltre alle basi. Sono stati, cioè, come dire, è stata un'operazione a tappeto, è durata pochissimo, in un'ora e mezza tutte le forze armate ucraine erano state messe al tappeto e questo ha fatto sì che gli eserciti, diciamo, l'esercito russo, fiancheggiato poi dagli eserciti delle repubbliche di Donetsk e Luhansk, abbia fatto irruzione nel Donbass. Ecco, quello che a noi sembra in questo momento è che l'intenzione della Russia sia non solo quella che ha già dichiarato Putin, cioè di smilitarizzare completamente, di abbattere tutte le difese ucraine, cosa che è riuscito a fare dalle 4 alle 7, alle 7 già le fonti russe dichiaravano che sia la flotta navale sia tutto il comparto aereo ucraino era stato messo completamente al tappeto, era divenuto inservibile. E alcune fonti parlano di centinaia anche di soldati ucraini uccisi, si parla poi di moltissimi invece soldati che si sono arresi o addirittura hanno disertato o addirittura sono passati tra le fila nemiche. E ecco, diciamo che la situazione è davvero molto convulsa e concitata e volevamo chiederti di farci una disamina dal momento che tu sei uno dei massimi esperti nel campo. Giorgio, sei Sì, mutato? no, no, è caduta un attimo la linea, mi sono riunito. Ah, Sì, perfetto, vai. allora, sì, quello che hai detto è corretto. Se ricordi bene, quando ci siamo sentiti la volta scorsa, 1 o 2 giorni fa, io oramai ho perso completamente la cognizione del tempo, avevo detto che probabilmente Putin stava accarezzando l'idea di dare uno schiaffo epocale alla NATO. E quindi di giocare d'anticipo. Questo alla fine è avvenuto. Oramai io penso da parte russa vi fosse la consapevolezza che le sanzioni erano inevitabili, perché facevano parte di quello che io ho più volte detto essere un progetto ad ampio spettro che parte da lontano e che si andava concretizzando di volta in volta con la pandemia e che adesso è culminando con le sanzioni. Sanzioni che io ci tengo a precisare non sono rivolte specificatamente contro la Russia, ma sono rivolte specificatamente all'Europa. Queste sanzioni ci saranno sanzioni epocali e segneranno l'inizio di un mondo suddiviso in due blocchi completamente impermeabili. E già adesso Sala ha chiesto a un direttore di orchestra, non mi ricordo il nome, definito vicino a Putin, in qualche modo di segnare una distanza dal presidente russo e da quello che sta avvenendo in questo momento in Ucraina, pena l'interruzione della collaborazione con lui. E questo la dice lunga, c'è un civile, un professionista che presta la sua opera a un teatro italiano al quale verrà impedito di lavorare in futuro se non farà una pubblica, diciamo, abiura
nei confronti del governo russo. Quindi continua, è perfettamente in linea, non mi stupisce, non dovrebbe stupire neanche gli ascoltatori, questo tipo di atteggiamento che è perfettamente in linea con la tendenza nazista, totalitarista, diciamo, che abbiamo visto in questi mesi. Oramai la NATO ha preso quasi interamente il controllo dell'Europa, acquisisce più senso la rielezione di Mattarella, la presenza di Draghi, la presenza di un generale decorato alla NATO e che ha avuto in mano un comando NATO in Kosovo, che è il generale Francesco Paolo Figliuolo. Insomma, mi sembra che in questo momento i nodi stanno venendo al pettine, la Russia ha tentato in tutti i modi. Ha tracciato e chiaramente pubblicamente una linea rossa. Non so se qualcuno pensava che stessero bluffando. La Russia ha dimostrato in questo momento che non stava affatto bluffando. Anzi, a dire la verità, è andata a vedere il bluff della NATO. Insomma, questa tigre di carta che ruggiva, abbiamo sentito Stoltenberg che diceva: se Putin vuole meno NATO, avrà più NATO. E noi abbiamo visto cosa è successo: un esercito di un paese completamente liquefatto nel giro di poche ore. Adesso purtroppo ci ritroviamo noi come popolazione italiana a dover affrontare le colonne d'Ercole. Quindi navigheremo a vista nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Io ascolto le dichiarazioni deliranti dei nostri politici che oramai hanno non più avvezzi alla diplomazia, non più avvezzi a queste condizioni, intenti a parlare di DDL Zan, di terze dosi, quarte dosi, mascherine all'aperto, distanza, eccetera. Hanno perso completamente il contatto con la realtà. La realtà purtroppo è questa, che il mondo è dominato dai rapporti di forza. E che non si può pensare di spingere una nazione come la Russia in un angolo senza poi pagarne le conseguenze. Io ho sentito dire l'altro giorno Caprarica, l'ex inviato della RAI da Londra, dichiarare: risponderemo con le sanzioni qualsiasi sia il costo da sostenere. È bravo, lui vive in Svizzera, per lui è facile sottostare alle sanzioni, fermo restando che è una persona che vive di privilegio, che ha un altro tipo di stipendio. Il problema, come sempre, ricadrà sulle persone comuni che perderanno il lavoro, che dovranno affrontare delle conseguenze catastrofiche, uno stravolgimento completo, della propria vita. Quindi qui emerge di nuovo il classismo e la totale miopia, la sudditanza, delle, diciamo, classi dominanti europee, e oramai si capisce che, diciamo, l'Unione Europea è la faccia civile della NATO, in Europa. Si capisce perfettamente che la pandemia è stata guidata dai cinque occhi e è stata guidata anche dalla NATO per arrivare a questo punto preparati con le istituzioni europee completamente assoggettate. Abbiamo visto Boris Johnson dire che ci sarà presto una riunione della NATO. Oramai nessuno invoca più il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che oramai è diventato un'istituzione fantasma, un altro di quei carrozzoni, uno stipendificio che non ha nessuna funzione e che non ha nessun, diciamo, neanche come luogo per discutere, oramai completamente esautorato. E quindi, che dire, siamo nel momento peggiori, nelle mani peggiori. Abbiamo sentito Di Maio dire che riprenderemo a parlare con la Russia quando sarà risolta la questione ucraina, che è un altro discorso farneticante, ripreso poi chiaramente dal Ministero degli Affari Esteri russo, dicendo che la diplomazia non serve per fare le cene di gala, ma serve appositamente per risolvere i problemi e le controversie politiche e geopolitiche. Quindi, sinceramente, io non so più che dire. Abbiamo provato in questi mesi in tanti a lanciare l'allarme. Io più di un anno fa dicevo: guardare attentamente la questione ucraina, perché è lì che sarebbe sfociata tutta la situazione, e che quello che stiamo vivendo era propedeutico a una guerra. Perché quando si parla di coprifuoco, di checkpoint, di lascia passare, quando vivi uno stato di polizia, in queste condizioni è difficile pensare che si stia affrontando un'emergenza militare, ma sembrava proprio un addestramento delle popolazioni a fronteggiare una situazione di questo tipo. E penso che molti capiranno tra poco anche che cosa vuol dire decarbonizzazione, no? Questo mitico Green New Deal europeo non sarà altro che un piano di austerità per fare fronte appunto a un'economia di guerra, a una situazione di guerra e di razionamento. Abbiamo sentito Cingolani dire che metteremo nelle macchine l'olio di ricino. Cioè, io sinceramente non so più che cosa dire.
Beh, vedi Giorgio, noi non sappiamo più che cosa dire perché queste persone raschiano il barile continuamente e sempre di più. Putin ieri, stanotte, stamattina presto, ha fatto quello che in gergo militare si chiama Blitzkrieg, cioè ha fatto un attacco congiunto su vastissima scala su tutte le postazioni militari di qualche rilevanza ucraina. La città più bombardata è stata Kharkov, proprio la più vicina al confine con la Russia, ma truppe sono entrate anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Dalla Bielorussia ci sono stati anche degli scontri a fuoco e alla fine è stata presa la città di Lutsk. E fondamentalmente i bombardamenti non hanno interessato da quello che dice diciamo da quello che dicono le fonti russe, sono stati proprio chirurgici su obiettivi militari. La cosa interessante è che c'è stato anche uno sbarco, due sbarchi in realtà, uno a Odessa e uno a Mariupol, che hanno fatto sì che diciamo, l'Ucraina si sia trovata circondata e annientata. Non dimentichiamo che le bombe di Odessa. Ecco, è circolata questa notte la fake news che ci fossero state delle bombe anche a Chisinau, la capitale, forse sbaglio la pronuncia, la capitale della Moldavia, ma in verità poi si è scoperto che erano gli echi delle bombe di Odessa. Quindi un attacco su larga scala che ha coinvolto anche l'estremo occidente dell'Ucraina. Anche per esempio un accampamento, diciamo, no, non un accampamento, un campo di aviazione, quello del 204° battaglione a Ivano-Frankivsk, è stato completamente annientato dalla Russia. Abbiamo visto quindi che fondamentalmente è stata una guerra lampo, una guerra che ha completamente spazzato via l'esercito ucraino e che, come dicevi tu, infatti su questo verterà la mia prossima domanda, cioè costringe la NATO a scoprire le carte, no? E secondo te, quindi tu ci parli del fatto che anche la pandemia fosse una preparazione a uno stato di economia di guerra che forse sarà permanente, ma secondo te a livello militare, quale potrà essere la risposta della NATO? Cosa dobbiamo aspettarci? Ma guarda, tutti gli analisti militari hanno detto fin dall'inizio che l'Ucraina non è difendibile, quindi dal punto di vista militare non ci sono opzioni, tant'è che a parte gli istruttori non vi sono uomini della NATO in Ucraina perché l'Ucraina non è difendibile, è una spianata circondata su tre lati, non ha possibilità minima di poter resistere e si è visto. Quindi è evidente che questa situazione non può che. Io non penso poi che comunque la Russia abbia interesse a mantenere un controllo dell'Ucraina. Io penso che la Russia terrà le repubbliche, cioè annetterà probabilmente nel futuro le repubbliche con un referendum modello Crimea. Saranno compresi gli oblast chiaramente delle repubbliche, vi sarà penso anche la zona l'oblast di Odessa e si andranno a agganciare così alla Transnistria che di fatto cesserà di essere un esclave perché questo era fino adesso e quindi la Russia metterà al sicuro le sue criticità. Ha lanciato di fatto un monito a tutti gli altri paesi che intendano ancora giocare e scherzare con il fuoco, primo fra tutti la Georgia, che penso che in futuro si guarderà bene da intraprendere, diciamo, azioni che la porteranno verso, la NATO. Quello che dispiace, come sempre, è la tragedia di un popolo come quello ucraino. Vittima di giochi più grandi di loro, si sono fatti trascinare da estremisti nazionalisti di ispirazione neonazisti, si sono fatti trascinare dagli Stati Uniti che oramai dovrebbero sapere tutti che utilizzano le altre potenze, gli altri paesi, i cosiddetti alleati come Kleenex, per poi gettarli una volta finita la loro funzione. La funzione dell'Ucraina era semplicemente quella di attrarre la Russia e di costringerla a fare quello che sta facendo in questo momento, perché torna a dire l'obiettivo della NATO è l'Europa.
cioè in questo momento la guerra la NATO non la farà sicuramente alla Russia, la sta facendo con altri mezzi all'Europa, e diciamo che le sanzioni che presto verranno messe contro la Russia saranno... Pronto, Giorgio, no, non ti sentiamo più, forse è caduta la linea. Attendiamo che ritorni. Giorgio, ci senti? Noi non ti sentiamo più. Ricordo agli ascoltatori che purtroppo Giorgio è in macchina, ha accettato lo stesso di fare questa intervista per i lettori di Come Don Chisciotte, ma è normale che forse ha superato lo spazio di una cella e ne sta agganciando un'altra. Giorgio, ci senti? Ecco, adesso è andato, penso che fra poco si ricollegherà. E ricordo agli ascoltatori che ieri quattro paesi, sempre della sfera slava, hanno invocato l'articolo 4 della NATO. Lettonia, Lituania, Polonia ed Estonia hanno segnalato tutti l'intenzione di invocare l'articolo 4, cioè consultazioni urgenti sui piani militari dell'alleanza, perché secondo loro, come dire, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti, per loro credo sia l'Ucraina, è minacciata. Ricordo anche che l'invasione russa, diciamo, non è una vera e propria invasione, diciamo il blitz aereo russo, che poi in realtà c'è stata anche una vera e propria invasione con truppe di terra, come abbiamo ricordato prima, ha fatto ringalluzzire, permettetemi il termine, le repubbliche da poco riconosciute di Donetsk e Luhansk, che hanno attaccato a loro volta delle città, diciamo, che erano state prese ancora nel 2015, erano in mano ucraina, e che sono le città di, scusatemi se sbaglio la pronuncia, Sciastia, e che è stata conquistata dai militanti di Donetsk, e Stanitsa Luganskaya, che invece è stata conquistata dalla Repubblica di Lugansk. Intanto chiedo alla regia se possiamo contattare Giorgio, se riusciamo a riaverlo con noi, perché vogliamo fargli ancora alcune domande sia sulla situazione militare, come si aggiorneranno i confini dell'Ucraina, di questo Stato che Putin, nel suo discorso infuriato, quello dell'altro ieri, ha definito uno Stato inventato da Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, uno Stato che non esiste. Come ricordava Giorgio Bianchi anche nell'intervista di ieri, l'Ucraina è una palla da football incastonata nell'Europa, tra Russia ed Europa. E non dimentichiamo che la frontiera tra mondo occidentale, propriamente detto, e mondo slavo, è una delle frontiere più calde, sempre stata la frontiera calda sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, perché prima c'erano i regimi comunisti, adesso che l'URSS è caduta, e continua a essere un fronte caldo da quando Putin ha fatto risollevare la potenza, la più grande potenza slava. Attendiamo ancora Giorgio. Purtroppo Giorgio è in viaggio per Firenze, dove ha una conferenza, e ci ha fatto la gentilezza di collegarsi con noi. Intanto ricordo che la risposta dei paesi, diciamo, dei paesi NATO, ecco, c'è Giorgio che ha alzato la mano, segnalo in regia. Giorgio, ecco, un attimo. Giorgio, ci sei? Sono, dove mi avete perso? Perché non mi sono accorto che era caduta la linea, ho continuato a parlare, non so... Giorgio, il microfono ti è stato smutato, forse puoi parlare adesso. Sì, volevo sapere dove mi avete perso, a che punto mi avete perso.
Pronto? Io vi sento. Chiedo scusa per l'inconveniente tecnico, ma il Dicevo, nostro dove mi avete giornalista. perso? Io vi sento perfettamente. Marco, io ti sento. Sei tu che non mi senti in questo momento. Volevo sapere, io ho continuato a parlare, volevo sapere a che punto mi avete perso. Giorgio, Sì, io ti ci sento, sei? Marco. Ci sono. Segnalo alla regia di smutare Giorgio, che chiede di parlare. Giorgio, premi sul tasto blu. Mi sentite? Sì, ma io vi Sì. sentivo, mi sentite? Ah, perfetto, finalmente. Ecco. Sì, dico a che punto mi avete perso? Perché io ho continuato a parlare e non mi sono accorto che era caduta la conversazione. Allora, Giorgio, stavamo parlando del fatto che non ci aspettiamo che la NATO faccia una guerra vera e propria alla Federazione Russa, ma ci aspettiamo che sarà inasprita la guerra economica. A noi, all'Europa, ai paesi della sua stessa alleanza. Sì, no, io avevo risposto ampiamente alla domanda, volevo sapere a che punto mi avete perso se non avete sentito proprio nulla. No, ti abbiamo perso verso la fine, quindi Ah. diciamo che magari possiamo passare a un'altra domanda. Sì. Per quel che riguarda quindi la ridefinizione dei confini dell'Ucraina, tu ritieni quindi che sarà un po' come l'operazione in Georgia nel 2011, cioè si consentirà alla Russia di far sì che le due repubbliche si prendano tutto il territorio del Donbass e che si possa essere tranquillizzata quindi l'istanza di Putin di non avere la minaccia della NATO sotto casa? Sì, no, ma chiaramente la Russia sa perfettamente che deve evitare un pantano come quello afghano e quindi sicuramente si concentrerà sulle zone che può controllare, dove la maggior parte della popolazione oppure buona parte della popolazione sostenga la Federazione Russa in questa operazione. Quindi questo mi sembra evidente. Poi successivamente, dato lo schiaffo mortale che è stato dato alle formazioni nazionaliste, la lezione punterà ad avere un governo a Kiev sicuramente neutrale, non filo occidentale e filo NATO. Questa è la mia opinione. Alla Russia interessa in questo momento chiaramente mettere al sicuro le repubbliche autonomiste. Mettere al sicuro anche la zona di Odessa e soprattutto connettersi con la Transnistria, che non può continuare chiaramente ad essere rifornita con un ponte aereo. C'è da capire come poi evolverà la situazione all'esclave di Kaliningrad. Io ricordo, per chi non lo sapesse, completamente immersa all'interno dell'Europa, quindi se ci saranno ritorsioni nei confronti dell'esclave, a quel punto questo potrebbe comportare ulteriori problemi con le repubbliche baltiche, che sono state le prime ad invocare insieme alla Polonia l'articolo 4 della NATO. Quindi voglio dire, una situazione comunque molto fluida, dipenderà molto anche dalle reazioni dell'Europa. Torno a dire, la mia opinione è che la Russia non voglia impelagarsi in un'occupazione militare del territorio ucraino. Una volta neutralizzate, diciamo, le forze armate, una volta messe in sicurezza le zone a maggioranza o comunque con una buona percentuale di russofoni, penso che a quel punto si potrà ritornare alla diplomazia. È da verificare la notizia che è stata offerta la possibilità di esilio in Polonia al governo ucraino, perché anche in questo caso si aprono nuovi scenari. Di sicuro quello che succederà è che le formazioni neonaziste, chiunque si sia macchiato in questi anni di crimini di guerra contro le popolazioni civili, farebbero meglio a lasciare al più presto il territorio ucraino e mettersi al sicuro in qualche paese compiacente della NATO, perché non credo che ci sarà pietà per questi soggetti. Quindi, Giorgio, possiamo parlare, visto allora, la NATO aveva approvato la rivoluzione colorata nel 2014, quello che tu ben sai, e non l'è riuscita.
Poi ci sono state un po' di, c'è stato un braccio di ferro in questi anni. E, nel 2004 intendevi, non nel 2014? Scusami, sì. Arancione intendi? Sì, sì, esatto, scusami, grazie per avermi corretto. E, come dire, tutta questa storia, no, che si dipana quasi per un ventennio, no? Possiamo dire che questo colpo di mano possa, di Putin possa essere decisivo per la questione e far sì che la questione ucraina quindi si risolva in, come possiamo dire, nonostante le ripercussioni che certamente i poteri che controllano la stessa NATO, di cui abbiamo anche già ampiamente parlato, faranno avere sull'economia dei popoli sovrani dei paesi della NATO stessa, tra cui anche l'Italia, possiamo dire che con questo colpo di mano Putin ha fatto una mossa risolutiva sia per i suoi interessi geopolitici del braccio di ferro tra lui e la NATO, sia per le popolazioni russofone che sono ormai da anni discriminate in Ucraina. Diciamo che da quando è crollata l'Unione Sovietica, in particolare con l'indipendenza dell'Ucraina, quella che si è creata è stata una condizione di obsolescenza programmata, nel senso che era inevitabile che sarebbe finita in questo modo. Gli Stati Uniti avevano bisogno di tempo, la NATO aveva bisogno di tempo per l'infiltrazione delle istituzioni europee, dei governi europei, ma era evidente che prima o poi la situazione sarebbe arrivata ad un punto di questo tipo, soprattutto alla luce del fatto che la Russia aveva riacquisito un ruolo, un'importanza e un'influenza tale per cui non sarebbe stato possibile, diciamo, abbatterla per altri con altri metodi, come si è tentato di fare con Yeltsin. Quindi questa qui era chiaramente una linea di frattura, era una bomba d'orologeria che era stata situata in quella posizione, e quello che stiamo vedendo in questo momento non è altro che la deflagrazione di questa bomba. La Russia, oramai consapevole che non vi erano margini per diciamo disinnescare questa bomba, si è agito di conseguenza. Tu hai citato prima la rivoluzione colorata, no? Quella del 2004, ma diciamo anche Maidan stesso diciamo è stato un qualcosa di molto chiaro, e io ricordo che nell'estate del 2020 si è tentato un qualcosa di analogo a Maidan anche in Bielorussia con la cosiddetta rivoluzione delle ciabatte. La differenza sostanziale tra la rivoluzione delle ciabatte e Maidan è stato il fatto che la rivoluzione delle ciabatte non si è potuta avvalere della perizia e dell'azione sul campo di gruppi paramilitari di estrema destra, come invece è avvenuto in Ucraina. E diciamo il fatto, quel colpo di Stato, quella situazione non poteva che in futuro portare ad una situazione di questo tipo, perché era evidente che il futuro dell'Ucraina, segnato, tracciato dagli Stati Uniti e dalle successive leadership, era quella di condurre l'Ucraina nell'alveo della NATO e dell'Unione Europea, che poi, come dicevo prima, è la stessa cosa, perché l'Unione Europea è una sorta di maschera politica di quella che in realtà è una alleanza militare, è una gestione militare dei territori. In passato, con le reti Stay Behind, che poi bisogna capire fino a che punto siano state in qualche modo smantellate o addirittura rafforzate e rese più pervasive e invisibili, o addirittura integrate con le istituzioni dei paesi europei. Ecco, Giorgio, la guerra che si sta facendo, abbiamo, e ti ringraziamo tantissimo della disamina che ci hai fatto a livello militare, ma la guerra che si sta facendo all'Unione Europea è, diciamo, ai popoli sovrani europei, è anche e soprattutto una guerra economica. Come vedi l'attuale evoluzione militare rispetto alla questione del Nord Stream 2 e la Germania? Allora, il Nord Stream 2 era chiaramente uno degli obiettivi, lo si è visto, e già in parte si poteva capire anche dal fatto della salita al potere
in Germania del partito dei Verdi, della Baerbock, che all'inizio si era ventilata l'ipotesi potesse diventare anche cancelliere. Il partito dei Verdi, lo ricordo per chi non lo sapesse, è il partito più atlantista e guerrafondaio d'Europa, russofobico, e quindi già questo di per sé aveva una chiara funzione di deterrenza e minava, diciamo, una possibile evoluzione positiva del gasdotto. E, come dicevo, un paese oggi per conquistarlo, anche in questo caso addirittura un continente, per conquistarlo non è necessario fare come hanno fatto i russi con la loro operazione chirurgica, lo si può fare anche con altri metodi, ad esempio attraverso la propaganda, attraverso l'infiltrazione capillare delle istituzioni, convincendo le popolazioni ad accettare supinamente o a non dire nulla rispetto a provvedimenti e svolte che andranno assolutamente contro i loro interessi, perché quello che succederà adesso non sarà altro che applicare un'economia di guerra nella quale l'Europa, anche se non formalmente, la NATO, anche se non formalmente, è di fatto in guerra, siamo in piena guerra fredda, una guerra fredda molto peggiore di quella che abbiamo vissuto negli anni passati, dove c'erano rapporti diplomatici, economici. Io prevedo che per questa nuova guerra fredda tutto ciò non avverrà, fino alla totale assoggettazione dell'Europa e annessione dell'Europa al cosiddetto Anschluss, come ho detto più volte, dell'Europa al cosiddetto Occidente allargato. La questione del gasdotto è solo una parte di tutto ciò, perché poi ci saranno tante altre questioni legate al commercio. Cioè, già noi, ricordo, perdevamo una cifra che si aggirava intorno ai 20 miliardi di euro di mancati scambi commerciali con la Federazione Russa. Adesso se ne aggiungeranno probabilmente altri 20. I futures sul gas hanno già diciamo registrato un aumento del più 35%, e di questo passo noi potremmo già pagare il carburante fra un mese 3 euro al litro, con tutto ciò che ne conseguirà, perché ricordo che gran parte dei beni sono trasportati su gomma, per non parlare della necessità del metano per i fertilizzanti, quindi aumento dei costi dei generi di prima necessità anche per quanto riguarda il cibo. Non so se avete fatto caso nei mesi scorsi che ci proponevano di mangiare carne sintetica realizzata con funghi. Ecco, anche queste cose, no? Anche queste campagne, questa propaganda oggi sinistramente si inquadra, entra in un quadro molto più sinistro, perché, come dicevo, dico da tempo, cioè, unendo i puntini, il quadro che emerge è un quadro veramente a tinte fosche. Concordiamo tantissimo con te, Giorgio. Difatti, ricordo a tutti i nostri spettatori che di andare anche a guardare il canale Come Don Chisciotte Video, dove stiamo seguendo le proteste dei camionisti in tutto il sud Italia. Ormai sono in 6 regioni che stanno cercando di creare un convoglio della libertà italiano, soprattutto sul caro benzina. La protesta è partita nel Foggiano e si sta, come dire, sempre più consolidando. Auguriamo che vada avanti. Ecco, Giorgio, sull'Ucraina volevo farti un'altra domanda, perché tra i bombardamenti di ieri di cui stiamo parlando, una città colpita, che forse anche per ignoranza mi ha un po' colpito il fatto che sia stata così, diciamo, attenzionata dalle forze russe, è la città di Kherson, una città piuttosto piccola che si trova alla foce del fiume Dnieper. Oltre a Kherson, alla foce, anche un po' più su, sul corso del Dnieper, è stata bombardata la città di Dnipropetrovsk. Quindi questa attenzione, ok, dell'esercito russo anche su città, cioè, noi abbiamo visto, no, che c'è stato un attacco soprattutto sui punti militari, ma questa attenzione sul corso del Dnieper può far pensare che forse si genererà, cioè, il prossimo confine su cui combattere sarà proprio il fiume Dnieper.
Allora, guarda, è possibile. A me a naso viene in mente, io adesso sinceramente non so come sia attualmente. In passato Dnipropetrovsk era una città proibita durante l'Unione Sovietica, perché vi era la fabbrica dei vettori, dei missili, una delle fabbriche dei vettori, dei missili dell'Unione Sovietica. Quindi non so se successivamente è stato, diciamo, riconvertito in impianto civile o ha continuato a funzionare come impianto militare. Quindi ci potrebbe essere sempre, diciamo, un intento di neutralizzare un obiettivo militare. Mi riallaccio un attimo a quello che tu hai detto dei camionisti. Io direi di stare un attimo attenti a queste proteste, soprattutto per il fatto che emergano dal sud. Noi sappiamo che al sud non avviene nulla, soprattutto nel casertano, che la malavita non voglia. Sulla spontaneità di questi, diciamo, processi, perché io ho avuto paura fin dall'inizio, di che il nostro governo non aspettasse altro che un pretesto per un'escalation delle restrizioni e della legge marziale. Noi abbiamo visto quello che è successo in Canada, con i camionisti, e il Canada, teoricamente almeno, è una democrazia, oserei dire, quasi più solida della nostra, o comunque con meno criticità della nostra. Ora, se anche in Italia dovesse, in una situazione come questa, dovessero cominciare dei blocchi o comunque situazioni critiche, non vorrei che il governo prendesse il gancio per instaurare la legge marziale, perché questa è una delle cose che io prevedevo da tempo. Uno degli scenari, ovviamente più remoti, più forse anche distopici, ma è uno scenario che va tenuto fermamente in considerazione, soprattutto alla luce del fatto che l'Italia è stato uno dei paesi che ha subito in Europa le restrizioni maggiori. Quindi anche in questo caso tante cose che sono avvenute in passato acquisiscono in qualche modo un significato diverso. Sì, il fatto è che noi ci avviciniamo sempre di più a quella situazione, quella condizione, anzi la famiglia, la Rockefeller Foundation lo chiamerebbe scenario, appunto allo scenario lockstep della Rockefeller Foundation, del celebre documento del 2010 che sta girando tantissimo e di cui Libera Espressione, il canale Telegram, ha fornito anche una traduzione in italiano. E rispetto a e quindi il caro benzina, tutta una serie di vessazioni economiche potrebbero portare, è vero, a un'escalation violenta che fa bene solamente al potere. Ecco, rispetto alla questione dei camionisti e di possibili legami con la criminalità organizzata, qui apriamo uno scenario su cui veramente magari si potrebbe fare una puntata ad hoc perché la criminalità organizzata, io sono di Napoli, il sud come dire, lo vivo quotidianamente, di solito non si schiera in certe dinamiche e soprattutto agisce solamente, ecco, la criminalità organizzata, da quello che credo io, entra in politica solamente quando sono i servizi segreti a dirglielo, a indirizzarla. Appunto, Quindi bravissimo. potrebbe, esatto, potrebbe essere quello che dici. Esattamente, perché la criminalità organizzata ha accettato una svolta che è stata quella, la svolta autoritaria in Italia, che avrà sicuramente minato anche i loro interessi, con la promessa di qualcos'altro dal punto di vista finanziario e magari anche nella grande torta del PNRR. La criminalità organizzata in Italia ha goduto per anni, dell'appoggio dei servizi stranieri, di Gladio, della NATO, che l'hanno utilizzata per il lavoro sporco. Io ricordo che Ilardo, grande, diciamo, infiltrato nella mafia, disse che non tutti gli omicidi compiuti dalla mafia in Sicilia sono stati compiuti per conto della mafia e nell'interesse della mafia. Lo stesso Brusca, quando azionò il telecomando, disse: questo è terrorismo, per non parlare delle menti raffinatissime di cui parlava Falcone.
che agivano nel sud Italia. Io quindi sarei molto attento, perché il controllo totale che c'è stato finora nel sud Italia, e che non si è visto muovere una paglia, tranne per i funerali di Maradona e forse un altro paio di manifestazioni, io non voglio, metto le mani avanti e non voglio inficiare la genuinità di questi movimenti, la loro utilità, eccetera. Dico però di fare molta attenzione, perché in una situazione di crisi come quella che si prospetta, che il controllo delle istituzioni democratico può non essere sufficiente, e quindi può dover servire qualcosa in più. E quindi però per quel qualcosa in più servono delle pezze d'appoggio, dei pretesti, e non vorrei che queste situazioni gliele servissero su un piatto d'argento, ecco. Assolutamente. Il fatto però, non posso concordare con te sul fatto che non si è mosso nulla, perché ricordiamo che proprio i primi moti contro la dittatura sanitaria furono proprio a Napoli, Arzano e Salerno, quando è stato il 18 ottobre, e da lì si scatenò una protesta che vide decine di migliaia di persone per le strade di Napoli. Il problema, e questo te lo posso dire da persona che c'è stata dentro, perché l'attuale desolazione, non lo sto dicendo per campanilismo, assolutamente. Certo. Ti dico, l'attuale desolazione dell'attuale coordinamento No Green Pass napoletano e dei pochi numeri che fa è dovuto più a una gestione, a una cattiva gestione interna dello stesso coordinamento. Ma fondamentalmente il popolo di Napoli, quando è dovuto scendere in piazza, lo ha fatto. Le infiltrazioni camorristiche che ci sono, tra virgolette, state, quelle ce le ha messe De Luca, quelle famose del 26 ottobre, i ragazzini del pallonetto di Santa Chiara, eccetera. Ma anche questo è un grandissimo tema, ed è sempre bellissimo conversare con te, Giorgio, perché arriviamo sempre a parlare di tantissimi temi. Ti volevo chiedere una cosa sul governo ucraino. Ecco, Zelensky sembra, ecco, senza che faccio io la descrizione, tu come puoi descriverci il comportamento del governo ucraino di fronte, prima, al riconoscimento delle repubbliche, parlo di Zelensky e il suo establishment, e poi di fronte all'attacco della Federazione Russa? Si parla addirittura di una pianificata fuga. No, ma il comportamento di Zelensky e del governo di Zelensky è il comportamento del classico vaso di goccio tra i vasi di piombo, nel senso che io sono assolutamente, cioè, a meno che l'establishment ucraino non sia governato da pazzi totali, io penso che loro fossero perfettamente consapevoli oramai di aver imboccato una strada senza via di uscita, perché nel momento stesso in cui tu accetti di governare un paese che emerge da un golpe e che si mostra ostile nei confronti della Federazione Russa, e che comunque si ostina a non rispettare gli accordi di Minsk, che erano l'unica scappatoia diplomatica per uscire da questa situazione. Ricordo, accordi di Minsk scaturiti a loro volta da una sconfitta militare subita dal, l'esercito ucraino, e quindi negoziati da condizione di svantaggio. Quindi è chiaro che successivamente quegli accordi non fossero ottimali per il governo ucraino, ma questo c'era e questo era stato firmato. E comunque il progressivo processo di derussificazione che si stava operando in Ucraina non poteva, lasciare indifferenti soprattutto quelle minoranze, che non sono poi così minoranze, soprattutto in alcune regioni che abitano l'Ucraina. Quindi il governo di Zelensky era un governo, votato alla tragedia. La via d'uscita era quella di andare incontro alle richieste russe, che a questo punto non erano più neanche tanto delle richieste,
purtroppo non l'hanno potuto fare, fermo restando che poi in Ucraina ci sono anche i nazionalisti che non c'è modo di tenerli a bada. Io vorrei ricordare che nelle repubbliche le frange più estreme e le frange più militari erano state neutralizzate a suo tempo e che diciamo lì non si intraprendeva più nessuna diciamo operazione offensiva e quindi si era in attesa di una risoluzione per via diplomatica che non è mai arrivata. Ecco, difatti, i governi dell'Ucraina rispecchiano anche un po' la condizione di questo popolo, a cui tu sei forse fra gli italiani il reporter e l'intellettuale più vicino, perché è un popolo che purtroppo ha avuto la sfortuna storica di trovarsi proprio al confine tra i due blocchi e che ha subito e subisce ancora le sobillazioni, non solo le sobillazioni etniche fatte dall'establishment globalista, ma anche e soprattutto un'economia che viene sempre tenuta come dire in uno stato veramente è completamente distrutta, completamente non dimentichiamo che se per esempio i polacchi hanno smesso di emigrare, gli ucraini sono tra le popolazioni invece che più continuano l'emigrazione verso altri posti. Sì, qui c'è. Ah, scusa. No, Vai, Giorgio. no, qui c'è da dire che l'Istituto di Statistica ucraino ancora stima la popolazione ucraina in 40 milioni di abitanti, ma io ricordo che sono circa, adesso non vorrei dire una cifra sbagliata, ma siamo in quest'ordine di grandezza, 20 anni che non si fa un censimento in Ucraina e si parla di 15 milioni di cittadini ucraini emigrati all'estero. Quindi l'Ucraina ha un enorme problema demografico. Quindi niente, no, ci tenevo a sottolineare questo aspetto. Scusa se ti ho interrotto. No, anzi, hai puntualizzato e hai completato quello che dicevo con un'informazione che io non conoscevo. È quindi un paese che ora si trova senza esercito, si trova senza un'economia, si trova senza una prospettiva di futuro. Ecco, purtroppo possiamo dire che la condizione in cui hanno i globalisti hanno messo il popolo ucraino è purtroppo la condizione in cui vogliono mettere anche il nostro popolo. Quello che tu ci hai spiegato, ci hai illustrato in maniera perfetta, è proprio il vero motivo di questo piano, che è un piano di distruzione dell'economia interna europea. Ecco, Giorgio, penso che abbiamo fatto una disamina anche abbastanza esauriente, ci siamo detti tante cose. Io ti ringrazio tantissimo. C'è qualcosa che vuoi aggiungere per i nostri ascoltatori? No, no, io penso che abbiamo toccato molti punti importanti. Come tu hai detto, io sono anni che mi occupo di questa situazione e sono veramente amareggiato di quello che sta succedendo. E mi vengono in mente le parole di una donna, Maidan, quando ero lì nel 2014, ed era una delle persone, diciamo, che era più addentro al movimento di Maidan, perché era una delle volontarie che portava il cibo ai manifestanti, che in un lampo di lucidità mi disse: "Ho paura che stiamo per finire dalla padella nella brace". Purtroppo io queste parole non me le scorderò mai, mi ricordo esattamente il punto in cui ero della piazza perché queste parole mi colpirono perché in quel momento una persona, per quanto diciamo fosse in quel momento diciamo, esaltata dalla situazione, dal momento storico, aveva mantenuto un barlume di consapevolezza per capire che quella cosa necessariamente non sarebbe finita a buon fine. E questo torna a dire, dispiace moltissimo perché sono popoli generosi, ma sono anche popoli che hanno subito decenni di propaganda martellante, russofobica e purtroppo questi sono, diciamo, le inevitabili conseguenze.
Adesso noi dobbiamo cercare, noi europei, noi italiani, di metterci in salvo e di non finire meridionalizzati, grecizzati da una crisi economica che non ci porterà niente, se non che al disastro. Condivido questo augurio e soprattutto fin quando non alziamo anche noi popoli europei il livello dello scontro, non parlo di violenza ma parlo di decisione e di consapevolezza, quella che hanno mostrato anche i camionisti canadesi, purtroppo arriveranno davvero a toglierci tutto. Detto questo, faccio un saluto ai nostri ascoltatori e un ringraziamento di cuore e un saluto a presto rivederci a Giorgio Bianchi. Un saluto a tutti, grazie, buon lavoro e buona fortuna a tutti. Grazie Giorgio, a tutti. Grazie.